Lunedì 25 maggio, stesso network.cloud, Logic e Brioche, qua il nostro bar virtuale, Elena, la splendida Elena, e la regia Francisco direi in questo periodo, Francisco. Olè, 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 ho visto che hai scelto musica latinoamericana esageratamente, comunque che arriva da quella parte del mondo, perciò ci può stare Francisco, hola. Sì, perché oggi il tema, poi partiamo con Elena, il tema sarà specificatamente su qualcosa di spagnoleggiante, visto che i tormentoni stanno ricominciando a prendere piede, soprattutto in questo periodo. Ciao Elena! Buongiorno, buongiorno, grazie per la splendida, che poi di lui sempre bene. Sono molto curiosa di questo tema, ce lo devi sviscerare in tutte le sue parti, E soprattutto perché ti ha portato a questo tema. Chissà cosa combina lui durante... perché noi che un po' sappiamo già un po' del tema, la prima cosa è... Mi sa che è stato redarguito il ragazzo in questi giorni. No, per fortuna me la sono cavata, perché poi il tema nasconde poi una domanda reale. Allora, vi anticipo, mercoledì parlerò, il tema sarà un po' on the road, quindi si comincia a uscire, fase 2, eccetera, eccetera, ma oggi mi volevo fermare alla prima parte. La prima parte è quello di cui si è parlato tantissimo in questi ultimi giorni, cioè la fantomatica movida. Ah, che meraviglia. Però ragazzi, La Covid, non l'ho mai vissuta, ma neanche quando avevo 18 anni. No, però ogni tanto, sai... Io direi che incominciamo a berci qualcosa. Dai, andiamo al bar, raga, dai, veloce. Dai. Anche perché stamattina vi aspettavo, visto che andiamo ho fatto... Andiamo al bar e poi... Ho fatto una colazione così misera, allora dico, dai, una briochina e un caffè normale stamattina. Allora anch'io vado sobrio. Io latte macchiato e una fetta di torta, anch'io vado strong stamattina. Anch'io sobrio dopo i bagordi del fine settimana. allora avrai da raccontarci, Ste. Dai, ma lo facciamo subito dopo la sigla, va. Inizia Logic e Brioche. Ebbene sì, Francesco. No Stefano, ti volevo fare una domanda. Lunedì 25, dimmi, vai. No, dico però, siccome la scelta di questa meravigliosa intro, l'approccio a Logic e Brioche così viva, così potrebbe essere un po' il lancio del nostro argomento di oggi, Dai, lancia. Lo lancio. Allora, l'argomento di oggi è, perché siamo originali, la movida. Avete sentito parlare di movida, no? Allora, premettendo che la nostra trasmissione è una trasmissione nata in questo periodo di Covid, quindi essenzialmente per drammatizzare, per stare insieme, e chiaramente nessuno si deve offendere, perché questo è un modo, come dire, per guardarci un po' e trovare un attimino di serenità. La movida è quella cosa che poi andrò a spiegare più avanti, ma sono curioso anche di voi, no? Il dilemma è movida o divano? Io vi dico la verità, sono stato sul divano. Grande. E voi? Fa questa domanda, c'è già quella risposta, divano. Anche sedia. Non so se sia un po' più attenta. È legata a questa fascia d'età, perché comunque siamo più o meno coetanei, però il divano è quello che ha dato più senso a questo periodo, anche nelle scelte, anche nella seconda parte di questo periodo, cioè la fase 2, il divano ha preso il sopravvento. Io spero di uscirne però, Dipende da quanto profonda. Scusami Stefano, io spezzo la lancia a mio favore, perché devo dire che non è una cosa legata all'invecchiamento, quantomeno. Io ce l'ho sempre avuto un pochino nel piacere di stare in casa più che l'uscita. Poi mi piace vedere gli amici, però non sono stata mai un amante del fare tardi, fare mattina, mi piace alzarmi presto. Dunque sono salva da questo punto di vista, non sto invecchiando.
non hai provato insomma turbamento. E poi fra dipende sempre da quanto è profonda la conca del tuo divano per uscire. No, sono quelli duri che a volte danno proprio fastidio, perché tu vorresti quello, proprio quell'appollaiarti, quello acchiocciolarti su e invece no, adesso li fanno così, i tesi anche i divani, proprio alla alla milanese, anche i divani sono alla milanese. No, però devi, volevo lanciare questa piccola provocazione. Ogni tanto in me però c'è lo stimolo, perché veramente è stata dura rispetto alle relazioni, è stata veramente dura, perciò ogni tanto c'è questa cosa di voler incontrare almeno quelle persone che ti sono sempre state vicine, no? E però adesso come lo fai? Un tempo c'era il desiderio, dice vabbè dai, esco alle 6:30, facciamo un quarto d'ora, ci vediamo davanti al bar, beviamo qualcosina e poi andiamo a il mio solito mirtillo. Oppure invece adesso è dura, perciò non condanno del tutto la movida che si sta esprimendo in questo periodo in tutti i posti italiani. Bravo, infatti la riflessione che poi vi proporrò alla fine sarà proprio su questa equazione, no? Movida uguale giovani, perché scatta poi la parte sindacale di noi dell'Informa Giovani, che a un certo punto, conoscendoli un po' più da vicino, siamo un po' scocciati anche da questi stereotipi subito legati ai giovani. Per quanto riguarda invece l'aperitivo, da una parte capita che in effetti c'è l'anticipazione alle 6, vediamoci alle 6 anziché alle 10, in modo tale che alle 10 un po' questo aperitivo è finito. Però anche nella camminata, per quanto riguarda queste relazioni umane che ci mancano tanto, anche al parco in questi giorni che ho frequentato un pochettino, tendo più che isolarmi a cercare, sempre con la distanza giusta e dovuta, il crocchio di gente per guardarli, per osservarli, visto che non posso toccarli. Io faccio la mia piccola movida comunque, perché sapete che io sono segregata in casa, non esco, vado a trovare la sera, però sabato adesso esco dal lockdown parziale, pur rimanendo in casa, e ho invitato l'amico a casa, ho fatto una cena, però a mezz'ora dall'impiattamento, dopo aver trascorso tutta la giornata a pignattare, mi è venuta l'ansia, ho detto ma starò facendo la cosa giusta, non sto esagerando, allora ho detto va bene, la risolvo così, andiamo a mangiare al giardinetto. Ah. Se non che si mette a piovere, però l'ansia ho detto il distanziamento, la mascherina, tutti sul balcone. Solo che il mio balcone è lungo e stretto, perciò il giorno dopo eravamo tutti torci collo. Dai, no, ma che bello. Però ragazzi, veramente tutte queste soluzioni per stare bene insieme ai nostri cari, ai nostri amici, sono meravigliose, nel senso che ognuno di noi ne può raccontare qualcuna. Io per esempio, nel senso, al di là di quelle che veramente adesso una lancia a favore di quelle che sono i social, questi aperitivi fatti anche attraverso tutti quei canali che ci danno la possibilità di incontrarci, come per esempio quello che stiamo facendo noi stamattina per fare la radio. Oppure per esempio anche solo i saluti. Io penso ai miei genitori che vivono lontanissimi da me, e lì le preoccupazioni invece no, sono sereno perché riesco a vederli, perché li vedo attivi, perché vedo che c'è una realtà che è propositiva, c'è una società che sostiene e gli sta dando una mano. Perciò io vi posso dire che esco rinforzato da questo periodo, se riesco ad uscirne naturalmente, se riusciamo a chiudere la partita, però ne esco più consapevole che l'essere umano può essere veramente diverso. Sì, e soprattutto che non si può vivere sempre in un'isola deserta, no? C'è bisogno di stare insieme, per cui io mi butterei direttamente, per tenere il tema spagnolo, nella calle con una di quelle canzoni che fanno proprio venire voglia. Ecco questo rosso. Allora, in questo momento di poche certezze, ci siamo un po' affidati a tutti, ci siamo affidati al primo ministro, ai governatori, ai medici, però non ci siamo affidati, o abbiamo poco citato, quello che un po' una volta erano i saggi, i governatori, i filosofi. E allora oggi un bello oroscopo sulle frasi, sui pensieri più alti
ragazzi, dei nostri filosofi. Vai con l'oroscopo e con la sigla. Ariete, Platone, sii gentile, perché ogni persona che incontri sta già combattendo una dura battaglia. Toro, Aristotele, c'è solo un modo per evitare le critiche, non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla. Gemelli, Ipazia, salvaguardate il vostro diritto di pensare, perché anche pensare male è meglio di non pensare affatto. Cancro, Celso, se uno guardasse dal cielo verso la terra, quale gli apparirebbe la differenza tra quello che facciamo noi e quello che fanno le formiche? Leone, Epicuro, nasciamo una sola volta, due non è concesso. Tu che non sei padrone del tuo domani, rinvii l'occasione di oggi. Così la vita se ne va nell'attesa e ciascuno di noi giunge alla morte senza pace. Vergine, Epitetto, se ti affezioni ad una pentola, pur sapendo che è di terracotta, non ti lamentare se si rompe. Nello stesso modo, quando baci tua moglie o tuo figlio, di sempre a te stesso, sto baciando un mortale, affinché se poi muoiono, tu non abbia a rimanere concertato. Bilancia, Socrate, più gente conosco e più apprezzo il mio cane. Scorpione, Russell, non vorrei mai morire per le mie idee, perché potrebbero essere sbagliate. Sagittario, Hegel, ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Capricorno, Umberto Eco, in questo universo globalizzato in cui pare che ormai tutti vedono gli stessi film e mangiano lo stesso cibo, esistono ancora fratture abissali e incolmabili tra cultura e cultura. Come faranno mai a intendersi due popoli di cui uno ignora Totò? Acquario, Cancer, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Pesci, Nietzsche, l'immortalità si paga cara, bisogna morire diverse volte prima ed essere in vita. Ah, la filosofia ci sostiene sempre nei momenti più difficili e soprattutto in questi momenti di confusione. Come sono confuso, Elena, come sono confuso. Anche a me non è che proprio mi ha aiutato. Carote e bastone, oggi è proprio così. È quel meraviglioso oroscopo dove veramente sei tutti e sei nessuno. Vabbè, poi nello specifico nostro, vabbè, casca sempre a fagiolo, altro che estrazioni, Elena, ma questa tu ci prendi sempre, perché veramente il valore della formica e il valore dell'uomo visto da un punto di vista diverso è uguale, perciò schiacciare un uomo, schiacciare una formica, oppure il valore dell'uomo, il valore della formica vista dal punto di vista altro è veramente, perciò come tutte le volte sono allibito, ste. Sì, anch'io da che la posta delle Stefano Maria ti sento nel mio divano, devo Vabbè, d'altronde. Invece ti volevo dire che quello qua recuperiamo Francesco, che quello che mi ha fatto più impazzire di tutto è stata la Vergine, quando dice non affezioniamoci troppo alle cose, o comunque ricordiamoci che sono mortali, perché poi se ci abbandonano ne siamo consapevoli. Non è che mi addolcisci molto la pillola dicendo di non rimanere sconcertato se muore il mio marito o mio figlio. Sì, guarda, mi ricorda anche quella frase che diceva un parente anziano con la saggezza degli anziani, diceva sempre coraggio, coraggio, che la vita è di passaggio. sono ritornato. No, anch'io la Vergine mi ha lasciato allibito, perché veramente non sono pronto a questo ragionamento, anche se di grande filosofia, un pensiero pazzesco, ma non sono pronto. Ma soprattutto parola che usa, non rimanere sconcertato se muore un tuo caro, è la sconcertazione proprio. Vabbè, però è da trarne sempre insegnamento e guardare le cose da un altro punto di vista. No, è vero, all'inizio avevo sospettato che ci fosse il bambino ingenuo con la pallina più fredda delle altre, e invece devo dire che questi oroscopi sono veramente precisi, puntuali al momento giusto, e questi rappresentano proprio il nostro stato d'animo del momento. Ma Francesco?
anche quella di Umberto Eco, che dice che due culture possono benissimo incontrarsi, ma se poi una non conosce Totò, di cosa parleranno mai? Dove potrà mai andare? Io direi che l'unico posto dove potrebbe andare è forse vicino alle piramidi, cioè al Cairo. Wow! La parola chiave di questi ultimi giorni, inutili nascondersi, è movida, movida, movida. A parte che sento continuamente questo termine seduto sul divano, è già la cosa è strana, ma è strano soprattutto perché nella vita reale, tra i molti amici e conoscenti, nessuno si è mai sognato di dire stasera vado alla movida, oppure vieni anche tu alla movida. Allora mi viene in soccorso il ricordo del mio professore di fisica, quando spiegava i meccanismi di diretta conseguenza del terzo principio della termodinamica, per cui ad ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria. Prima tutti dentro, poi tutti fuori. Un po' come nei minuti prima che suoni la campanella, l'attesa, l'euforia, i nervi pronti allo scatto e poi al suono, via di effetto fionda. La movida. Partiamo dal presupposto che non significa ciondolare da beoni con gli spritz in mano e che i cicchetti e le tapas possono anche assomigliarsi un pochino, ma vabbè. La movida è un fenomeno culturale aggregativo diventato famoso alla fine del franchismo, un'epoca triste e grigia in cui le donne dovevano essere tutte vergini del pilar e gli uomini ombre verticali. E quando finì, appunto, la gente aveva tanta voglia di uscire in strada e stare insieme. Un momento epico di libertà. Ma ce lo siamo dimenticato. Anche i giovani li abbiamo dimenticati spesso. E ora, in 2 o 3 giorni, guarda un po', la scena è tutto loro. E pensare che mentre facevo la quarantena, aspettavo di vederli apparire sugli schermi televisivi per ascoltare dalle loro voci come stessero passando il momento, quali fossero le loro riflessioni. Ma niente, c'era sempre qualcun altro a parlare al posto loro. E spesso era uno che la maturità l'aveva fatta mentre Paolo Rossi e Berzot alzavano la Coppa del Mondo. E proprio in Spagna, appunto. Vedi che torna? Essere giovani è anche una categoria dello spirito. Ve lo dice uno che non è più giovane, ma che quando va al bar si sente ancora dire un caffè al ragazzo. Vorrei essere serio e domandarmi quante volte pensiamo veramente ai giovani e perché saltano fuori sempre quando c'è un problema. E se fosse capitato a me, tra i 18 e i 30 anni, un periodo così, magari avrei appena preso la patente e potrei andare dove voglio, avrei una ragazza fantastica a conquistare. Oppure starei correndo per fare gli esami, perché non potrei permettermi di perdere troppo tempo. Starei cercando disperatamente o per un colpo di fortuna avrei appena trovato un lavoro. Come avrei reagito nel vedere le lancette del tempo tornare indietro, portarmi via la mia autonomia, facendomi convivere forzatamente ancora con mamma e papà? Chi lavora con i giovani sa benissimo quali sforzi facciano per costruirsi un futuro che non sembra esattamente aspettarli a braccia aperte e che, superato questo periodo tragico, il rischio vero sarà quello di restare chiusi dentro, altro che tutti fuori. E intanto, via ad inseguire la notizia. D'altronde, se siamo passati dal foie gras al plexiglass, è anche vero che il foie gras non ci piaceva neanche tanto e anche questo dovremmo ricordarcelo, come dovremmo ricordare tante cose. A proposito, chi si ricorda di cosa discutevamo prima? Chi si ricorda dell'acqua di Chiara Ferragni o perché Morgan e Bugo hanno litigato? Sesto Network, sono le 10:58 minuti e vabbè, pensierino, pensierone. Nel senso che al di là di calarmi io in quelle che sono le attività che ritengo giovanili, anche se ho una certa età, come dici tu Stefano, però veramente calarsi in una situazione di questo tipo dove il pensiero di libertà, il concetto di vita in autonomia inizia e prende forma proprio nella fascia d'età della gioventù, adesso ci siamo ritrovati, come dicevi tu, a rivivere con i propri genitori, perciò viene abolito, viene annullato il modo di essere. Perciò i complimenti a tutti coloro che sono riusciti a resistere in questa situazione, questi giovani che hanno reso possibile anche l'avanzamento di questa nostra, abbiamo perso Stefano, di questo nostro periodo di lockdown. Elena. Io sì, condivido il pensiero di Stefano,
mi ritrovo in quella situazione nella quale dico, da un certo punto di vista è giusto, è giustissimo che i giovani riprendano a ritrovarsi, a socializzare, a essere felici, a stare con i propri amici, dall'altro direi di non abbassare assolutamente il livello di attenzione, perché il virus non è più debole, non è meno virulento, e perciò la situazione che oggi abbiamo è quella diversa di quella di 3 settimane fa, ma lo stato dei fatti ci dice che ancora le persone si ammalano, muoiono, dunque è giusto riprendere la vita, ma con attenzione. E poi direi aggiungere un'altra cosa, che non mi piace molto spesso l'associazione che fanno Movida giovani, cioè come se la causa del problema fossero i giovani, perché se poi vai a guardare bene queste folle oceaniche che si riversano nelle piazze, in realtà l'età è molto eterogenea, dunque identificare il problema del giovane ancora una volta a me non mi sta bene. No, lei ecco, io vi ho perso. Ho perso un po' la linea, quindi non so cosa avete detto, però l'ultimo pezzo era proprio il senso e l'obiettivo del pensierino, questo dei giovani che saltano sempre fuori quando c'è un momento, diciamo, scandaloso, mentre andiamo poi a vedere le persone che frequentano le piazze o le strade, insomma hanno un'età piuttosto varia, e in modo particolare insomma un pensiero anche a tutti quelli che hanno seguito la didattica online, hanno lavorato in maniera agile, e tra poco poi alcuni di questi avranno la maturità. Quindi ragazzi, mantenete le distanze, ci sarà momento e tempo per festeggiare degnamente il rientro alla salute. Ma io vi pongo una domanda, ma ci sarà tempo? Come no, ci sarà, sì. Te l'ho lanciata lì Stefano, per te la prossima settimana, mercoledì, ci sarà del tempo? Ci sarà del... Pensa che avevo un pensierino on the road, adesso mi sballi tutto, me lo segno, dai. La prossima, mettilo nel lungo elenco dei tuoi pensieri. Va benissimo. Bene ragazzi, allora mi sa che è giunto a termine il nostro meraviglioso intrattenimento della mattina, Logica e Brioche. Anche stamattina siamo andati giù duri, filosofia, pensiero a tutela di questi giovani che sono il futuro. Io ci credo e credo che loro non siano un problema, anzi una risorsa, una fonte di... da cui prendere per poter portare avanti questo mondo, sensibilità e quanto altro loro possano esprimere. E poi con i due meravigliosi giovani che stamattina hanno allietato Logica e Brioche, Elena e Stefano, secondo me qua il quadro, il cerchio si chiude, diciamo che il quadrato si chiude, va, che mi piace di più. Il quadrato si cerchia. Allora salutiamo Sesto, salutiamo i giovani, li aspettiamo tutti all'Informa Giovani il prima possibile, quando ci sarà il tempo finalmente. A mercoledì 27 dalle stanze della radio e dell'Informa Giovani. Sì, ecco una domanda, ma cosa faranno mai oggi il 25 le formiche?